Ciao a tutti. Ciao. Allora, dunque, stasera andiamo avanti con la meravigliosissima Parigi Nizza, che ci sta regalando un sacco di soddisfazioni. Dunque, allora, dove cavolo è? Eccolo qua. Adesso ha fatto rumore. Questo coso qua fa quando vuole, un po' sì, un po' no. Come cazzo gli gira lui? Credo che siamo centrati perché ho sì, dai. Ho leggerissimamente spostato la roba, quindi. Pochino di finto mal di testa. Oh, è la digestione questa. Ah, c'è ancora i pastiglioni. Adesso mi si è tappato, sono ritappato e quindi mi verrà mal di culo un'altra volta. Ah, non sei andato a posto. Sono più chiuso col naso rispetto agli altri giorni. Qui è tutta roba tua. È il gioco del Tour de France. Sì, il podium è buona cosa, ma vaffanculo. Che schifo. Il problema è che stasera. È veramente quella da 208. Oh, terribile, ma che perfetto qualcosa. Dai, sono tutte le montagne. Sì, ma come faccio a essere favorito una roba del genere? Lo sa solo lui. Manco c'è un prima categoria, terza e seconda. Invece, tanto se non si arriva con tutto il gruppo. Magari se uno scappa subito dopo il traguardo volente. Sì, però non E ce la poi in faccio più. salita. Magari mi fa conto che magari lì ci sarà qualche cagacazzo che cerca di andare via. Può essere, non lo so. Mi ritengo già deluso. Sì, siamo fa. Guarda. Madonna, guarda che faccia che ha, non so. Pugaccia sembra Pinocchio. Quell'altro sembra fatto e Vincenzo che è proprio è da buttare via. Ah, già che l'abbiamo visto. Poi mi dà mega, mega in forma in una tappa che non va bene. Cioè, doveva darmi mega in forma su quella dopo, non su questa. Perché, per esempio, tu c'è scritto E1? Dove c'è il simbolino, vedi che c'ho tipo la maglia gialla, tu c'è scritto E1. Non so qua. È l'unico, tra l'altro, perché altri c'è tutti sul simbolino là. Sinceramente non so. Non so cosa voglia dire il simbolino degli altri, non so che cosa voglia il simbolino mio. Cosa voglia dire il simbolino mio? A meno che Sinceramente. forse il mio non voglia dire che sono quello messo meglio in classifica. Boh. O forse l'obiettivo della competizione? Non lo so. Però io non so cosa sia E1. Però mi sembra che le altre volte non l'avevi. Adesso potrei dire una cazzata, però. Ah, Gesù. 208 km di Hello, cycling niente. fans everywhere. E sono pure in The forma nel last momento climb mounting sbagliato. towards the Doveva essere mountains nella prossima dove sono classification in may forma. prove key in today's Oh, win, che schifo. with its summit lying less than 8 km from the finish. The punchers will Lui have a perché c'era golden la manica della opportunity to maglia go on the sgherrita? attack and Quello con la eliminate maglia those rosa riders sembrava who are che ci avesse la fastest in manica di qua che sprint. era più chiara. Fatta così la propria maglia. Sì, forse Boh, non ho visto. sì. Sì, sono questi qua con quelli con la Guys, the squadra last rosa che non king c'è of più the sogno. mountains climb is the decisive Sì, moment of the effe. game. Ecco, You've got sì, giusto. education first, come Sì, detto la cosa. sono, comunque He sì, was ha la itching maglia. to have a go. He's already on the attack. Sì, go, go. Sì, c'è la maglia più chiara. Cioè, c'è una manica, Via la manica bianca. sinistra più chiara, la manica destra presumo che sia più scura. Sarà una tappa meravigliosa. Tra l'altro questi sono lunghi, ci vuole un'ora per farlo. Sì, almeno un'ora. Questa è anche di montagna, cioè insomma c'è tutte le montagne, non so se ci Sì, mettiamo a meno. vederlo così l'arrivo in piedissimo, però ci credo poco, perché poi alla fine. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall Sì, standings. come al We can let solito. them Beh, go. stavolta però sono veramente scarsi. 39 minuti di distacco. Che stavolta He's forse è trying to vero. set up a counter-attack. Però questo è anche peggio, 43. Tanto c'è. Ormai Pogacar era già bello che ha vinto. Cioè, voglio vedere che Schachmann gli frega la maglia. È vero che è staccato solo di un secondo, He's a rider who likes short, sharp climbs.
his capabilities in the high mountains are relatively limited. 1.5 minutes for the break. Stai davanti che mi devo attaccare. La fine, guarda che i due si sono spostati di là contro la... Ah, che sono proprio stronzi, perché poi... Ma io una volta non avevo una maglia scura. Sì, era nera. Sì, ah, ecco, mi ricordo blu. Giusto. Ma c'è un leggero problema nella mia idea, o c'è un problema nelle texture? Perché mi sembra che c'è una manica di destra che è tipo stracciata. È quello che ho davanti, guardalo. Sembra che gli manca un pezzo di manica. Guarda, guarda, sì, sì, è un bug. Anche questo, anche Martinez, sono tutti fatti così, non è colorata. Ma guarda che a un certo momento va via e diventa... Ma va, sembra tutta la manica destra, sembra sbalcita. Scusa, vediamo. No, è tipo gialla, cioè, mi sa che c'hai ragione. Sì, sì, è tipo di quel colore lì. Sembrava un bug. Infatti si può aspettare qualsiasi cosa, anche ciclisti con due teste per esempio, che comunque avrebbero un loro perché, sarebbe interessante correre, che ne so, vedendo Pogacar con due teste. Chi sono questi altri? Non è quello con la maglia pua. Beh, uno 18 minuti comunque, beh, uno 9 e 16 però. Schulz non era quello con la maglia pua, ho visto passare. Sì, sì, ce n'è uno con la maglia pua, non so il nome, ma... E questi già sono più vicini comunque, se fa una delle loro solite fughe del cazzo. Ma saranno anche cazzi di Pogacar, a me non me ne frega niente, tanto ormai. Ma quella roba che l'abbiamo persa adesso, siamo partiti così che abbiamo... No, l'abbiamo persa adesso. L'abbiamo persa adesso, credo. Non so perché. Quindi stanno uno scarto temporale dopo, sì, 100, ma... no, dopo 8 km. Martinez, porca mignotta. Di solito si sente davanti a rompere le palle, adesso stai dietro. Meno male che domani è più corta e dopo domani è ancora proprio corta, 120 km, non dura un cazzo, si inizia e si finisce. Dalle 7 o alle 8 non partono i saldi, sto cazzo. Ah, di Steam? Sai che non lo so, di solito però alle 7 credo che sia il giorno, alle 6 o alle 7, non mi ricordo. Il 19 GMT. Di solito sono le 6 o le 7, non sono mai le 8 però per noi. Sì, io non ho neanche letto, quindi non ho proprio idea, però di solito le 6 e le 7 sono per... Penso che stavolta spenderò un sacco di soldi fino al 13, e non comprerò niente. Io ho 9 centesimi, devo riuscire a trovare. Io ne ho 8. Giusto di riuscire a trovare qualcosa che... 8 centesimi tra quelle che mi interessano. Con 8 centesimi non credo. Cioè, sono disposto ad andare a fare una ricarica se c'è qualcosa che veramente posso... Beh, sì, ecco. Che reputo indispensabile. Però concettualmente ho 8... Al momento credo di avere 8 centesimi, se non mi ricordo male. Tipo, mi mettessero in sconto. D'altra parte non gliene metto più tanti dopo che mi hanno inculato. Un bello sconto la... Che sì, quello della Spagna di Eurotrack, potrei anche... Spagna-Portogallo o Spagna? Secondo me si chiama Iberia però, quindi non so se loro intendono solo per Spagna. Davanti? Che cazzo? No. Ah, perché tu sei proprio davanti. Beh, se mi mettessero quello in sconto potrei anche farci un pensierino. Dai, passa. Non so, ho una vasta lista di Si accodano a noi questi. Cioè. Ma devo anche l'ho sforbiciata parecchio, perché a un certo punto mi ha fatto girare il cazzo e a quel punto lì quando mi ha fatto girare il cazzo ho detto, sai cosa, so, vaffanculo, faccio il pirata pure io e vaffanculo anche a Steam, perché mi sono rotto un po' il cazzo. Poi c'è anche roba, oltretutto bisognerebbe che guardassi un po'. Penso che vederlo. Oddio, però... Una freccia. Sì, forse guarda le prime due porte ci fa fare due giri nello stesso posto, guarda. All'inizio la metà sembrano uguali, quindi probabilmente sì, ci fa fare, c'ha la fissa di circuiti con sto tappa di inizio. David La Cruz is a tenacious barrager. Non si può riprovare da solo, non capisco cazzo. Esatto, però chi è presto, cioè non dovrebbe creare problemi. Prove that is a rider not to be underestimated. No, io stavo dicendo, bisogna anche stare un po' all'occhio, perché a certe volte l'Epic ci regala roba che magari ho dentro anche nella lista dei desideri e poi io come un piccio me ne dimentico e magari vedrò lo Steam e dico, ah, però guarda che a un certo punto anche, visto che mi hanno inculato, sono anche sti cazzi. Tipo quel cavolo di gioco con lo scoiattolo, sì, col coniglio arrapato che mena cazzotti, è bellino. La parte che non ho ancora capito se è in italiano oppure no quel gioco lì, perché non ho ancora capito se esiste pecciato in italiano o se l'italiano non l'ha mai avuto, ma comunque ce l'ha regalato lei. Io ero lì che stavo cercando di capire se è in italiano, perché se è in italiano dicevo, beh, magari lo avvio, ci gioco, che okay.
Se non che poi per sbaglio ho visto uno che ha scritto: sì, ma tanto comunque ce l'ha regalato la Epic. E ho detto: ah, bene, allora anche sti cazzi. Cioè, nel senso, sti cazzi, diciamo, in italiano meglio, ma comunque, dire, a certo punto. Ma io l'avevo provata la demo, l'avevo anche finita, e mi era anche abbastanza piaciuta, era abbastanza impegnativo, non era proprio semplicissimo, però era carino. Non era malvagio, anche graficamente era abbastanza soddisfacente. Il problema è che, sì, ecco, era italiano, mi toccava giocarlo, credo che avesse il francese, credo però, non sono neanche sicurissimo, perché adesso avendo avuto il francese magari qualcosa capivo pure, cioè qualcosa, insomma, più o meno. Ma se invece manco aveva quello, e considerato che credo che sia cinese, ci si può aspettare qualsiasi cosa, magari anche lingue del cazzo, e poi non ci sono, c'è solo l'inglese, non c'è il francese, per dire. Vabbè, allora, visto che tanto siamo qui così a fare un cazzo, sì, tanto qui manca 185 km. Prima mi sono imbattuto, ho fatto uno screenshot perché mi sembrava uno che meritasse la nostra attenzione. Il calciomercato, no? Quindi hanno sicuro che chi minchia è andato al al Bayern Monaco, perché hanno pagato anche lui, hanno pagato ieri mattina. Io avevo scritto, ci avevo scritto che andava Osimhen, adesso pure hanno chi pagato minchia. La clausola, dicevano 56 milioni, 50 milioni, 56 milioni, e quindi dicono che questi l'hanno pagata e quindi vada via, quindi già erano tutti disperati. Ma abbiamo sinceramente un giocatore genio, che non ho inquadrato bene, a dire se è veramente forte. Era se un genio, non diremo il nome bene, anche se c'è scritto, ma comunque non è tanto. Vabbè, non diciamo. Ci dice classico. Poi magari ci segue. Allora, giusto, per giusto, chi minchia è coreano, ma del sud, giusto per intenderci. Così, sì, ecco. Classico e non si chiama chi minchia è, no, lo chiamiamo chi minchia è perché suona in una... chi... tutti la pronuncia giusta è, assomiglia un po', e quindi pure i napoletani lo chiamavano chi minchia è, cioè, e se la ridevano quando l'abbiamo preso, abbiamo preso chi minchia è. Classico esempio di persona che fino a qualche anno fa viveva in un paese dove non aveva i soldi per mettere insieme pranzo e cena, e adesso vive per i soldi. I coreani del sud. I coreani del sud. Ma cazzo, dove è questo qui? Chissà, la gente ha delle idee. Sta meglio di noi, sicuramente. Allora, per intenderci. Infatti sotto qualcuno ha scritto: ma che cazzo scrivi? Per intenderci, noi in questo momento stiamo giocando su 55 pollici LG. Sapete dov'è l'LG? È della Corea del Sud. Ecco, tanto per dire. Prima avevo un Samsung. Sapete dov'è la Samsung? È coreana del Sud. Simone ha un Samsung. Io ho un Samsung come telefono. Sapete dov'è la Samsung? Della Corea del Sud. Se fosse la Corea del Nord, magari potrebbe anche avere una logica scrivere una cosa del genere. Ma probabilmente a quel punto avremo un telefono di un'altra marca. Ecco, anche il tablet dalla Samsung. Marca. E non ne comprerò un altro dalla Samsung, visto che ha il brutto vizio di concessi la batteria. Sarebbe stata una marca da Corea, no? Sì, probabilmente. Cellulari hanno. Tecnicamente, magari potrebbe anche capitare tra un po' di anni che saltasse fuori qualcosa di vietnamita, visto che là di roba ne fanno tanta. E... però è anche vero che lì loro è solo manodopera al momento. Comunque, però sai, magari. Questo è un genio. Ma è uno dei tanti. Che poi almeno confine, no? C'è gente che confondeva lì. Che era Renzi che aveva confuso il Libano, non mi ricordo con che altro posto, che era da tutt'altra parte. Aveva confuso forse il Libano con una nazione africana. Mi ricordo che aveva detto una roba del genere, che si capiva che lui intendeva, era convinto che fosse il Libano, Renzi, e invece era un posto tutt'altra parte. Aveva studiato a scuola statunitense. Probabilmente sì. Osti, non mi viene però, sì che me lo ricordo, l'hanno perculato tutti perché si capiva che lui proprio aveva confuso le due cose, per non parlare di quell'altro coso, quello che è sparito, Gigi, il fenomeno, Gigi Di Maio, che lui proprio, probabilmente lui se gli dicono di andare tipo a New York, probabilmente si presenta in Corea del Sud, ecco, magari sì, perché... Andrà su in Inghilterra. Oppure va su in Inghilterra, potrebbe essere, va a York anziché a New York, quindi, però già... almeno dimostrerebbe di saper leggere malamente, ma insomma. Beh, io ho visto gente che gli chiedevano dov'è l'Italia, e questo gli ha scritto è nell'Inghilterra del Sud, e sì, a posto l'Italia proprio è. Ostinto da grande l'Inghilterra. Non so dove c'è Londra, tipo, per esempio, Italia. È capoluogo di... capoluogo di regione del Lazio. Cioè, cazzo, mamma mia. Oh, io posso e anche capire quelli degli staterelli disperati, no? Questa griglia, non lo so, ecco, forse era la risposta che doveva dargli subito, però che almeno avrebbe fatto meno figuracci.
Sì, ma come cazzo fai a non sapere di terra e d'Italia? Su quello siamo perfettamente d'accordo. Devi essere una bestia. Cioè, nel senso, stavo dicendo, io posso ancora capire uno che non sappia bene i certi staterelli del cazzo dell'Asia, oppure magari dell'Africa, che sono un po' un posti del cazzo. Cioè, nel senso, magari sai anche il nome, ma poi però identificarli precisamente sulla cartina non te ne frega mai un cazzo, non li vedi mai, non li nomina mai nessuno, non te li ricordi. Però generalmente, cioè, insomma, non sapere le nazioni europee, insomma, e vivi qua e vivere qui, cioè, insomma, voglio dire. Ma poi, e poi dopo magari sono quelli che dicono, ma io a me piace viaggiare. Dove cazzo vai? Visto che non distingui da dove è casa tua, da dove dagli altri continenti. Questi andranno dal... Sì, si fanno dalla roba al tour operator, e quello dice, andai in un posto, dice, fa bello. Lui dice, quest'anno tira tantissimo Zanzibar, non so come ti essere andati in Sud America. In Sud America, magari. Machu Picchu e invece la Zanzibar. Bello il mare di Machu Picchu, sei scemo, ragazzi. Il famoso, le famose coste di Machu Picchu, fantastiche, conosciute, hanno una storia secolare. Visto. Sì, è pieno di coglioni. Sì, sì, no, ma veramente si ligano di quelle cose. Grazie, teste di cazzo. Comunque sto notando che c'è veramente una discreta varietà sui caschetti. Devo ammettere che su quello si sono impegnati. Cioè, ce ne saranno tranquillamente un 3-4 modelli tutti. Scott X, vieni qua. E considerato che non so quante case facciano i caschetti per le biciclette, può pure starci che loro siano stati anche abbastanza larghi nel... Sì, solo quello, però, fatto. Ma perché invece non mi cambio un po' intorno? Il resto è tutto palesemente una merda, perché gli tocca troppa fatica a farlo. E anche sti alberi... E gli alberi sbiaditi? No? Ma santa madonna, ma è possibile che gli alberi devono avere... Perché hanno quel colore lì? Perché sono sempre sbiaditi? Invece che fare due caschetti nuovi, facevi due piante nuove, guarda. Sì, sì. E le alternavi. Sì, ma anche perché se mi fa correre in montagna o mi fa correre in riva al mare a Nizza, cioè ci devono pure essere delle piante diverse, santo Dio. Sulla carta, sì. E cioè non penso che a Nizza sia pieno di pini. Adesso io a Nizza francamente non credo neanche di esserci mai passato, però... Passato. Però insomma, porco diavolo, adesso... Invece le piante sono tutte uguali, sono sempre queste. Ce ne sono due o tre modelli e sono quelli che vedi ovunque. E poi chiaramente sono piantati nel terreno senza uno straccio di radice, perché proprio sono così. Sono conficcati così, sono come dei pali della luce. Bello però questa tappa dove non ce ne frega un cazzo, proprio che... Cioè, proprio ormai... C'è la rilassatezza comunque di sapere che il risultato non conta una sega, perché tanto ormai è da tutto pallino. Perché è vero che ho 1,18 e non sarebbe neanche tantissimo... Ma il problema è che non c'è tempo per recuperarlo, cioè non c'è proprio fisicamente la possibilità. Io spero che qualcuno di quelli davanti scazzi, così magari riesco a guadagnare magari nei primi tre, magari. No, cioè, ci dovrebbe essere dovrebbe essere sistematore infortunio, Pogacar. Sì. Ma Pogacar era già sistematore infortunio un giorno prima di quando doveva esserlo, addirittura, forse anche due. Ce l'aveva rosso come me, io ci ho messo tipo 3 giorni e lui nel giro di 2 o forse anche uno solo era già a posto. E poi dopo magari sarebbe pure da dire che ti dicono che non banano. Cioè, queste che mi sembrano tipo le cose famose, cose del momentum di FIFA, che però pare che ci siano anche a eFootball, dato che è online, figurati. Cioè, loro dicono di no, poi però era saltato fuori, almeno Electronic Arts, la Konami è più difficile che salti fuori perché non gliene fa un cazzo niente nessuno. Cioè, io non so effettivamente quanti soldi faccia fare eFootball alla Konami, sinceramente. Cioè, magari ne fa abbastanza da sostenersi, anche perché è free to play. Però ho la sensazione che... Cioè, non faccia numeri, mentre a FIFA si sa che c'è un botto di gente che ci gioca. E mi ricordo tempo fa, la gente era infuriata per sta cosa, sto benetto momentum, e loro dicevano no, ma non c'è niente. Poi però non so più cos'è successo, qualcuno forse l'aveva sgamato col data mining. Il data mining gli era saltato fuori che era proprio menzionato dentro nei file di gioco, qualcosa del genere. E quindi ti puoi immaginare lì, saltato fuori tutta la gente. Cioè, nonostante però la gente è talmente fissata che glielo compro uguale. E io tutti gli anni, benché praticamente cerchi di ridurre la mia lista amici ovunque al minimo, proprio tipo zero, io mi devo sempre assorbire le cristonature varie di qualcuno che dice... No, non è possibile, ho giocato la partita FIFA, ero stavo per salire in prima divisione, o quella che è, non lo so. Ho fatto 86, che bello che gli alberi lì che si generano dal nulla. 86 tiri in porta, ho preso 12 pali, 4 traverse, e lui ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0. Ma se tanto fa cagare, anche perché, cioè, poi a parte che 1-0 non è vero, magari finissero le partite 1-0, perché da quel che ho capito sono tutti risultati tennistici, oppure da ok ghiaccio quando proprio gira la partita strana, tipo 8-3, 8-2, 7-3, 7-4, cose di questo genere. Ma io dico, adesso uno posso capire che gli piace il calcio, ma quello non è calcio.
Cioè, è vero che quando giocavo io, che ero molto piccolo, a FIFA più o meno succedevano quelle cose lì. Però parliamo di 30 anni, 30 rotti anni fa. Cioè, ad oggi, sinceramente, se mi fanno giocare un gioco di calcio e lo vedo che le partite finiscono 12-0, francamente anche gli dico andare a cagare e non ci gioco. Cioè, non vedo il divertimento. Poi la gente ormai gioca. Ah, lì la roba va e viene, che è una meraviglia. Alberi che compaiono e riappaiono come se niente. Scompaiono e compaiono come se niente fosse. E invece loro giocano. E oggi festeggiano il 28° anniversario di Pro Evolution Soccer, anche se poi tecnicamente non si chiama più così, e però viene da piangere perché non esiste ancora la Master League. E ogni volta che viene fuori una notizia di questo genere, sempre qualcuno dice: no, no, ma hanno detto che uscirà tipo tra 3 mesi. Doveva uscire tipo a marzo, però intanto siamo arrivati. Adesso ti dicono: no, ma esce per la stagione 2024, quindi uscirà tipo ad agosto la Master League. Ad agosto, perché dovrebbe uscire ad agosto? A questo punto che esca a settembre, ma per conto mio non esce più. Non è capace di sulla sua vita. E poi secondo me Veramente sì. troverebbero il sistema di tirar fuori i soldi da monetizzare anche con quella, perché a me più ti fanno giocare quanto cazzo vuoi gratis. Figurati. Ti tirano fuori qualche sgabola strana del tipo che se retrocedi ti tocca pagare per stare in Serie A, oppure magari che devi avere, che cazzo, non so, qualche scambola strana così, in maniera tale che poi ti diventerà difficilissimo, tu non riuscirai a stare in Serie A e praticamente la retrocessione sarà sistematica e automatica e ti toccherà tirare fuori i soldi se vuoi star lì. Cioè, ormai quel gioco lì è morto, l'hanno proprio rovinato. Sarà che ai bei tempi era un signor gioco, era molto divertente, fatto anche bene. Certo, era più difficile del calcio vero, Pro Evolution Soccer, fino al 5, perché poi secondo me il 6 già si segnava tantissimo, però c'è, cioè, tantissimo rispetto alla media del gioco, però comunque vabbè, ancora andava. Poi dopo io sinceramente non ci gioco neanche più, ma se dovessi mettermi dietro adesso a giocare a un gioco di calcio, tiro fuori con la Pro Evolution Soccer 4 o 5 con l'emulatore del coso dell'Xbox. Tanto visto che andavano benissimo. Un cazzo. Però Mi fa proprio cagare. quelli forti sono morti tutti, sono stati riassorbiti. Ma te ti eri accorto di questa cosa? Sono stati tutti ripresi, perché ce ne sono avanti 7, ma sono quello più vicino alla classifica, alla testa classifica generale, 29-2. Non mi ero neanche accorto, ero convinto ci fossero ancora davanti quelli che avevano un distacco ancora. Ah, quindi proprio si va così in scioltezza. Tanto io non credo che ci siano veramente chance di vittoria, ma quando anche dovessi vincere la tappa, cosa su cui sinceramente nutro enormi dubbi, penso che non ci siano. Cioè, con una tappa del genere non è che vi arrivi con vantaggio. Probabilmente magari puoi arrivare avanti, ma cioè puoi vincere, guadagni 4 secondi di abbuono, 10 secondi di abbuono, una roba così. Cambia niente. Però qui non è una tappa in montagna, cioè. Ah, la montagna più vicina, cioè c'è una seconda categoria prima dell'arrivo, ma cacchio. È una salita cortissima. E all'arrivo manca ancora un pezzetto dopo. Qui c'è un pop-up che fa paura sulla tappa. Cioè, ma che roba? Ma è possibile? Io vorrei sapere come si chiama il loro meraviglioso motore. Ci sarà qualcuno che ha creato con tanta meraviglia? Cioè, se magari se ne fa un E vabbè, vanto. anche sapere chi sono quelli che curano la grafica. Beh, tu te lo vedi quello che ha inventato sto motore e si vanta, dice: oh, ma la Cyanide usano il mio motore da tipo, no, 15 anni. Cioè, si vede benissimo. Cioè, voglio dire, ma che cazzo. Questo mi sta. Comunque, ormai ti buttano fuori Sì, se le non escludi. gliene Cioè, frega un loro puntano a cazzo. farti allargare fuori la tre. Che cazzo è successo? Sì, ti fiondano proprio. Cioè, io posso apprezzare il multiplayer con schermo splittato, che ormai è una rarità assoluta e praticamente non ce l'ha nessuno. Però, insomma, voglio dire, quando di requisiti di sistema massimi, cioè consigliati, mi dici una 750, cazzo, nel 2023, una scheda che ha più di 10 anni, perché la 750 era prima della, prima della One e della PlayStation 4. Tratnik, che cazzo stai facendo Morto, che ti sei è messo? scemo, non so. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for Cioè, them. sono due soggetti a staccarsi in discesa, non so come hanno fatto. Avevano paura, forse. E Vediamo comunque ci ancora rifare. Infatti, 142 perché ci rifare fare ancora quel pezzo qua? Cioè, praticamente siamo ancora all'inizio della tappa, quasi. No, qua, proprio all'inizio no, però. Però non tanto prima, eh. Cioè non tanto dopo.
continuer comme ça. Solita cosa dei gruppi in cui nessuno si fa niente. Ok, le ultime parole famose. Ci sta dicendo che lì non si riprende più. Ma sarà vero? Tanto sarà un pippone qualsiasi. Infatti, okay. È sparito, forse veramente si è ritirato. Sì, ma mai che si ritira uno forte. Ti so, cade Pogačar. Se cade Pogačar non è niente interessante che la competizione, perché a quel punto lì siamo tutti dentro in 38 secondi. No, perché tanto dopo aver visto il Contador che ha fatto caduto 5 volte in 6 tappe. Ma tu non dire roba Contador quell'anno lì, continuava a cadere. Cioè, e non si faceva mai niente, però quell'anno lì non c'erano gli infortuni. Però nel senso, cioè, era bestiale, quell'anno lì sarà caduto tranquillamente minimo 4 volte, ma probabilmente anche 5. Siamo al pezzo di prima. Prima però forse siamo arrivati di là. Può essere. Perché prima avevamo la curva al contrario. Ma che bello il cartello che fa quella bella ombra lì, tipo sì. Siamo arrivati dall'altra parte. Che cazzo? Questo come cazzo fa? Cartello che fa ombra all'X Files. Infatti adesso non abbiamo praticamente più la discesa che prima abbiamo avuto, perché continua a salire. E il rifornimento l'hanno messo in un posto quasi intelligente. Incredibile, eh? No, la discesa per la verità c'è, ma ce n'è metà forse. Perché un pezzettino scende ancora. No, sto dicendo una cazzata. La discesa dovrebbe essere dopo. Sì, no, è vero. Quel traguardo volante lì è in discesa, ma è una posizione diversa, non c'entra niente. Sì, in fondo la discesa. Sì. Non cioè, immaginare come verrà fatto. Magari cade qualcun altro. Con tutti quelli che ti spengono addosso. Basta che non cadiamo noi. Tutti quelli che ti vengono addosso. Ti oltrepassano. Ma poi io veramente trovo veramente orribile il colore di quelle piante qua. Ma guarda che sono veramente brutte. Beh, ma perché? Orribile, guarda, sì, no, ma la terra. Sì, ma infatti, ma perché non li fanno più colorati? Cioè, se non dico che deve esserci un verde fosforescente, però guarda che qui sembra veramente roba dietro a morire. Cioè, sembrano tutte piante malate queste qui. Prato non ne parliamo. Cioè, sembra veramente un posto dove non piove tipo da... In effetti non abbiamo mai visto una goccia d'acqua. È realistico per quello, forse. Cioè, non piove da sempre e sta diventando tutto bruciato. Ma le nuvole sono per quelle, perché sta specie di cavallo sono dalla prima... Sì, il cavallo ormai è... Dalla Parigi-Nizza. Vediamo gli unicorni tra un po'. Cioè... Però dovete, adesso dateli così tutti stronzi, che cazzo devo farci, mi avete mollato indietro. Ma qui addirittura non c'è più neanche l'erba, veramente è una roba. Però in questo modo del cazzo si sta facendo consumare. Sì, stavo notando anche io la stessa cosa. Perché continuano a accelerare e fermarsi, la roba non la recuperi. Poi ci sono quelle coltivazioni lì senza molto senso, nei posti più impensabili. Comunque c'hai proprio ragione, questa cosa dover schiacciare la X è fastidiosissima. Sì, perché ti prende qualsiasi cosa. Sì. Tu sei convinto che ti stai attaccando obbligato... a uno o ti metti il controllo? Vuoi mettere il controllo, ti attacchi a uno. Sei obbligato a premere l'acceleratore per non rischiare di rimanere col tuo che si blocca, che però può essere anche pericoloso, perché forse è per quello che l'hanno inserito dentro l'automatico, che se tu molli comunque lui va. Però è una minchiata, perché cioè comunque non è che funziona. Cioè, funzionava meglio come funzionava prima a questo punto. Sono incredibili, comunque loro devono fare le cose solo perché peggiorano. Non gli riesce mai di fare una cosa. Ma poi anche la grafica. Cioè, guarda che comunque sono anni che è così. Quanti anni saranno? Perché ridendo e scherzando, secondo me saranno tranquillamente almeno 4 anni che è uguale. 4 o 5, sì. Sarà dal 2019, ma secondo me forse anche dal 2018. Sì, me lo ricordo l'anno. Ormai sono passati praticamente, sì, 9 anni. 10 ne abbiamo giocati con questo, ma 9 anni. Quando nel 2014 l'abbiamo giocato sulla PlayStation 4, che abbiamo detto, però quest'anno sarà migliorato perché ci giocavamo su 360 e l'abbiamo preso su PlayStation 4. Effettivamente, cioè il gioco era quello, però
Cioè, quantomeno vedevi il passaggio generazionale all'epoca. Cioè, non è che dicevi è bello, però, vabbè, nessuno pretendeva meraviglie. Ma poi, se dopo qualcosa è cambiato, perché se lo vai a riprendere adesso, quello è un po' diverso da questo. Però capirai, 9 anni. Queste quattro macchine sono uguali. Hanno parcheggiato tutti la macchina. Era un raduno di gente che aveva comprato lo Sharan, tutti uguali, con lo stesso colore. I soliti benzinai senza le pompe, Il benzinaio è senza sempre così. macchine. E dico, hai un anno. Buon Dio. Ma quanto ci impiegherai a fare tre modelli Ma infatti, perché poi non nuovi? fanno niente? Cioè, tu uno dicesse sì, ma hanno stravolto il gameplay. Dici, vabbè, sono Ma quattro tanto è gente gatti. diversa. Sì, Cioè, quello che su fa la quello siamo grafica fa perfettamente quello. Non è che d'accordo. Sono l'hanno. perfettamente Hanno, d'accordo. se gli dicono, oh, guarda che quest'anno però la Però, grafica la lasciamo così, devi cioè. programmare. Questo dice, ma che cazzo ne Però so non so io. cosa dire, poniamo pure che dici, sono quattro gatti, un anno fanno una cosa, un anno ne fanno un'altra, magari anche per giustificare il fatto di tentare di fartelo comprare, perché se uno dice sempre uguale. Cioè, nel senso, non. E anche fossero Ma tutti programmatori, dai 50 euro a un esterno e te li fa. il problema, infatti, il problema è che loro sempre quelli sono. Ma tra l'altro, ma d'altra parte sono talmente barboni, secondo me, che questo, chiaramente questo non è Unreal e non è neanche Unity, perché non è scritto da Oh nessuna beh, parte. se Quindi. no devono uscire Ecco, quindi è sicuramente un loro motore interno, che chiaramente neanche ti dicono cos'è perché se ne vergognano pure. E fin qui ci posso credere. Che si vergognano sicuramente. E quindi secondo me gli è costato, lo usano per fare due giochi all'anno, e quindi se lo riciclano Ho all'infinito, capito, ma perché non vogliono andare a almeno. spendere soldi Ho capito, ma a mettere almeno mano a quel motore. cambia i modelli? Guarda, Simone, non lo so. Cioè, fai degli stessi modelli, le altre piante, tieni lo stesso numero di poligoni e sostituisci quelle piante qui Comunque, con degli è altri. che noi non siamo in grado, Cioè. cioè non sono capace, non sono attrezzato, ma sono sicuro al 1000% che se prendessimo il gioco dell'anno scorso, il gioco dell'anno prima, il gioco dell'anno prima ancora, e probabilmente anche quello dell'anno prima ancora, se non addirittura dagli anni, dal 2015 in avanti, forse, e li mettiamo tutti uno in fila all'altro, non cambia niente. Forse l'unica cosa che cambia è la roba lì, la gestione della velocità lì, le barrette azzurre, perché c'è stato un periodo che le cambiavano una volta l'anno, tutti gli anni la cambiavano. Infatti c'era un periodo che c'era anche l'ingranaggio disegnato Sì, dentro, infatti. che aveva un che di sensato comunque, non voleva dire un cazzo di concetto, Era però più aveva un che sì, attinente con era più attinente con la col roba. Poi ciclismo. dopo l'hanno tolto, Sì, perché c'erano. quando vedo tipo. C'era qualcosa che vedevi che si colorava un ingranaggio o l'altro, forse Sì, quando. perché muoveva, forse aveva una roba tipo Infatti. che si infilava Brain dentro, waves come losing tipo, sleep. perché c'aveva proprio Explain to picture l'ingranaggio con la frequency. roba che Sì. si attaccava dentro in mezzo, quindi in base a come stavi andando, forse si ti faceva vedere. Era troppo bello, l'hanno cambiato, l'hanno tolto, è troppo arzigogolato, loro volevano le cose semplici, quindi niente. E poi c'è stato il periodo, aia, c'è stato il periodo che avevano, che secondo me era molto più bello di adesso, con la storia del rifornimento, che almeno serviva, adesso il rifornimento non serve letteralmente a un cazzo, cioè perché noi lo usiamo così, giusto per, ma cioè, parliamoci chiaro, praticamente il 99,9% delle volte non serve letteralmente a un cazzo. Prima invece ti tirava su e ti tirava su, basta, consumavi ma te le riportava su. Adesso invece di fatto magari non consumi oppure non puoi tenerlo. A me io dico, vuoi farlo come l'hai fatto adesso? Ci sta pure, va bene. Però a quel punto dammi la possibilità di tenerne due. A sto punto. E non comunque che mi si consuma e non la posso più tirare su come adesso. Perché se no è inutile. Cioè adesso ti va via la tacchetta e non è che poi bevi e te la ritiri su come succedeva ai bei tempi in cui il gioco era meglio di adesso. No, ti va via e ti dici grazie al cazzo, ormai sono andata, non torna più su. Ma ormai queste cose, diciamo tutti gli anni, sono passati anni e continuano ad essere così, quindi non credo che torneranno a funzionare meglio. Aia, aia, ecco. Quel pezzo di merda lì rosa, puffo Non ho dovuto del riattaccare. cazzo lì, Ora sì, ma a che. te guarda, il tuo almeno ha consumato praticamente un cazzo. Ah, Io, a sta me gatta è proprio è andata via. scesa. No, perché a me sembrava che gli sei piaciuto di te, ma poi io tornavo su, però. Però è anche vero che il mio è super verde. Oddio, perché anche il tuo è verde? Ah! Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Sì, ti facciamo presente che però abbiamo recuperato 2 minuti. Così te lo diciamo a titolo informativo, sai? Cioè, non per. Vaffanculo. Sì, però mi sono anche rotto il cazzo che tutte le volte ti passano via e ti bloccano, eh. C'è una curva qui adesso, dov'è? Ah, di qua, ok, perché prima siamo andati dall'altra, grazie al cazzo, se prima siamo andati dall'altra parte.
C'è gente che scatta, secondo te? Sì, guarda questi. Insomma, la faccio anch'io, ma non scatto. Ok, tutti si prendono i punti e non prendo un cazzo di niente. Ma vai a cagare, Bennett. Quello che poi arriva correndo ancora così. Niente, non ho fatto. Quel figlio di puttana di Bennett si è ciulato il mio unico punticino che avrei preso. E la carpa coi dov'è? Che manco c'è? No, era qua da parte a terra. Ah, beh, allora andiamo forte. Che palle. Belle queste tante, mancano ancora 101 km. No, ma io dico che palle per la gestione di tutta questa roba. Ah, sì, è gestito di merda. Ma gli Shannon in questo posto li fanno solo di quel colore lì. Anzi, li facevano, perché ormai la macchina non, ce ne, non se ne vede più in giro neanche. Io inizio a pensare che fosse che l'inizio delle sventure comunque è arrivato da quando hanno detto che si può fare tutta. Però nel 2014 si poteva fare tutta, anche nel 2013. 2014 chi era? PlayStation 4, Nibali e credo Haru. Adesso perché stiamo per me così? Io vado a memoria, ma per conto mio il dramma è iniziato quell'anno che è successo il pasticcio che poi abbiamo tutto buttato via. Da quel momento lì poi basta, è un disastro. O da quello lì o dall'anno prima. Che potrebbe essere il 2016. O 2015 anche. E che purtroppo non abbiamo più modo di vederlo. Ma adesso perché stiamo pedalando così? Boh. Perché devo stancarmi ancora prima di arrivare. Guarda, non lo so, è una cosa che non saprei. Stanno lottando abbastanza forte perché anch'io ho perso parecchio, ma. Dillo a me. Comunque effettivamente il tuo lo dà più scarso di Dennis. Perché ho guardato. Però lo dava più alto come montagna. È per quello che l'hai preso. Sì, vedo, è fortissimo. Sì, sì. Quello, è un fenomeno. È un fenomeno in montagna. Ma sì, deve essere per quello che. Perché ci avevamo guardato, in mente che avevamo guardato e abbiamo detto ma cosa facciamo? E poi alla fine ho detto ma quello lì però è più forte in montagna. Io non capisco, perché non facciamo. Non facciamo una bella per il Tour de France. Tu prendi questo. Io prendo Pogacar, io appunto ad arrivare secondo tutte le tappe, facciamo primo e secondo. Secondo me sai che mette uno. Chi cazzo ne frega? Secondo me sai che ne mette uno che vince al posto nostro. Quello più vicino, chi cazzo vuoi che sia? Martino. No, no, ci sarà uno che c'ha più Rollis. Ma Rollis non partecipa. Ah, giusto, beh, effettivamente se io prendo Vincenzo Gallino può essere. Sai che non lo so. Quindi a quel punto li facciamo primo e secondo, tutte giornate tranquille, ma non ne frega a cazzo. Vabbè, però siete delle merde. Adesso io non so neanche se. Vabbè, cioè, guarda dove sono io con la barra. Che cazzo ho fatto però? Sì, ma ha dato una stancata pazzesca perché pure io me ne sono trovato a perdere un sacco. Non so, adesso. E tra l'altro non scende, perché non è che scende adesso. No, perché non scende. C'è ancora un pezzettino. Ah, c'è il rifornimento comunque. Dove è tutta non la recupero. Senta, non ce n'è. Cioè, di solito di discesa non ce n'è, qua si gira, si sale. Oddio, adesso è vero che praticamente si scende, eh. Cioè, i saliti non ce ne sono più, solo la fine. Adesso abbiamo terza categoria, poi discendo. Adesso abbiamo una salitina che è qua, finito il rifornimento. Sì, ma vai a cagare. Quindi bitte. Come farò a tirar su qualcosa, visto che me la faranno consumare adesso, se va bene ripartirò così. Però poi praticamente non scende più, perché la terza categoria lì è, non è che vada su tanto, giudicare dalla cartina non è una salita. Dopo più o meno sì, si scende. Che se loro te la fanno fare a tutta. Ah, beh, quello sì. La stamina la perdo lo stesso. Quello non lo so, quello dipende come vi gira. Bisogna tenere d'occhio, per le cose, perché la roba l'abbiamo iniziata, sì. Quindi c'è la fine che dovrebbe arrivare. Cioè, guarda che roba, come stiamo facendo? Capirlo, io no. Ciao. Ciao. Ma te lo vedi? No. È là dietro? Esiste. Credo che sia là dietro, però non vorrei di stupidate. Sicuro, sì. Porca puttana, no, ci ha inculato col sale proprio. Pensare che a me era sembrato di vederla, ma. Tirato tu cazzo. Anch'io poco niente. Quello che ho tirato solo già riperso. Niente.
che cosa succedeva? Allora, una volta, quelli vecchi che non la facevi intera, se eri in fuga, rischiavi che ti distruggeva perché eri in fuga. E dopo sai che quando staccava, sì, ecco, lì ti faceva spompare di bestia. Adesso invece fa la stessa cosa se tu la giochi. Se tu la fai correre, non consumi, ma se la giochi, vedi la roba che ti va giù in maniera esagerata. Però io, cioè, posso capire il bug di per sé, però cazzo, cioè, sì, ma un anno, il primo anno, perché due non l'avevi anni. Sistemato cioè, bene. Poi porco diavolo, puoi anche accorgertene, cioè ci sarà qualcuno che fa il tester in teoria. In teoria, no, perché secondo me non lo fanno, Cristo santo. No. Bene. Io sono rimasto attaccato perché ho visto che ero attaccato, ma io mi sono staccato, ma mi hanno centrato tutti contro la jersey lì. Ho avuto paura, sinceramente, visto che già ero volato una volta. È vero che non eravamo velocissimi, però. Sì, no, i tester non li hanno. Se no si spiega cosa testi. Sì, ma cioè, adesso francamente senti la gente cosa dice, cioè non lo so, ma se ne fregano. Io mi ricordo, ti ricordi l'anno scorso che avevamo guardato su Steam la gente che si lamentava che si avviava solo in finestra, non riuscivano a farlo via a schermo pieno. Oh, ma mica che qualcuno gli abbia detto scusate, no, ci mettiamo mano. Niente. Ed era così anche l'anno prima. Perché io vedevo i commenti, la gente si lamentava esattamente dalla stessa cosa. Ma io dico, ma cazzo, ma in due anni praticamente, ma è possibile che non metti un bug? Cioè non correggi un bug del genere, che è una roba istantanea, che lo vedeva chiunque. A me non ha senso una cosa così. E poi dopo, ancora mi capita di leggere tutti quelli infervorati con Cyberpunk, Cyberpunk fa schifo, una porcheria, e uno di quelli della, ostia adesso non mi viene il nome, della mamma mia, come si chiama, la CD Projekt, che l'altro giorno ha avuto l'ardire, cioè anche se poi in realtà diceva la verità, che ha detto sì, è vero, c'erano dei problemi, lo sapevamo anche noi, però a un certo punto è diventata una moda parlare male del gioco indipendentemente da come andasse. E aveva perfettamente ragione. Io stesso conosco ancora persone che oggi li prendono per il culo, vanno sotto i post apposta su Facebook a rompergli il cazzo per i bug, quando si gioca benissimo e non è che siano problemi. E io so per certo, perché so per certo, potrei far vedere la fotografia della gamer tag con le ore di gioco, che quelle persone lì Cyberpunk non l'hanno mai giocato, cioè l'hanno avviato, l'hanno fatto andare un quarto d'ora e poi l'hanno staccato, roba che i bug non li potrebbero neanche aver visti neanche volendo, perché tutti dicevano che il grosso, che il problema arrivava nel momento in cui si cominciava ad andare in open world, e finché eri guidato non c'erano problemi, perché poi fondamentalmente eri tra virgolette in zone chiuse. Per cos'è che ti serve? Qualcosa? Sì, va bene, rimangio. Sì. È bella sta cosa. Devi chiedere a te, devi chiedere a me se siamo insieme. Purtroppo mi staccherò. Ti ha tirato via l'inverno. Cazzo, ma il tuo è verde? Ma hai fatto tirarti via così tanto? No, beh, ma non penso, dai, ce la fai, perché... Ma perché ci siamo fermati adesso? Meglio così, figurati. No, ma il problema è che si è fermato il mio, voi state andando e gli altri, quello qui ero io, lì con lui, si è fermato e ci stanno superando. Non ha senso però che tu consumi così tanto. Perché purtroppo non ci siamo fermati. Cosa manca dopo quella salita qua? Basta. Niente, voi non venite su qua, c'è poco da fare. No, qui stanno venendo solo 23 all'ora, in certi momenti. Io non li fa neanche. Colpo di Remedy, che cosa? Per l'arrivo, ma è una stupidaggine, sì, perché. Ma me, che sono, sì, ma poi non ha senso prima, perché erano che terza categoria, i punti erano già passati. Tornati prima, che cazzo di colpo di Remedy. Beh, adesso è discesa però da qui. Guarda come fanno le da qui praticamente alla fine in discesa. Dovresti recuperare. Penso, cazzo, sono recupera qua, è incredibile, cioè. E comunque stavo dicendo, c'è gente che è sotto, quando ha detto così tutti, ma è una vergogna, avevano promesso, gente che si sogna promesse, che avevano fatto cose, che onestamente io Cyberpunk l'avevo anche abbastanza seguito sullo sviluppo e non mi ricordo tutte queste promesse e queste cose fantasiose, no? E tutti, è una vergogna, uno schifo, non comprerò mai più il loro gioco, tutti i cretini da forum, perché poi se vai a guardare comunque nelle recensioni sui siti tipo su Steam, nessuno ne parla in questa maniera, tolto il deficiente di turno. Però è sicuro di poter vincere la tappa, mi fa piacere per lui a questo e punto. Niente,
comunque hanno una ripresa strana, cioè anche il mio si stacca e pedala ma non viene su, cioè non è la ripresa istantanea. Io che non sto recuperando niente, tra un po' mi staccherò perché voi dobbiamo andare. Ma adesso dovrebbe essere tutto riceso dopo qua, perché adesso scollina. È un discreto pezzo, poi c'è ancora un pezzetto vecchio, c'è dentro qualche salitina, però poi c'è dentro un pezzetto lungo. Cioè, questo qui ha smesso di pedalare, ha messo i piedi per terra e doveva mettersi davanti a me a farlo. È la pedalata simpatica quella lì. Ma questi qui io li vedrei bene. Con una notizia sotto i ponti. Sì, no, con una a New York sotto i ponti. Sei i tipici barboni quelli da film. Con una notizia al telegiornale che hanno fatto la fine di alcuni di quelli di Charlie Hebdo. Ecco, così devono finire, perché non c'è soluzione con quella gente. Sono anche francesi. Guarda la turca, faccia... razza di sberla di distacco, è morto. È a 8:32, ma di solito non va mica abbastanza bene in montagna. L'avevi usato anche te, no? Mi sembra. Sì. Figa, è distrutto e staccatissimo. Perché tanto questi non sono capaci. No, o chiudono e vuole essere il signore. Ma non è possibile, perché ci sono stati comprati dalla Nacon. A meno che non chiudono lo studio. Ma si rendono conto che fanno della roba. Magari sì, un giorno un azionista per sbaglio si sveglia, che gli dice, gioca il gioco del piace il tour, ci gioco, ma cos'è questa merda? Ci sono. Guarda sta cagata, neanche sapendo che la fanno loro, cioè di cui lui è anche azionista della roba, e dice, cazzo, ma che schifo che fa. Poi si informa e va a vedere questa roba e scopre. Ma sai cos'è il vero problema? Che alla fine la gente non se ne accorge. Loro, nella loro incapacità, stupidità e non so cosa, se ho visto... non lo so, guarda, non so proprio che cavolo dirti. E calcola che tu sei verde, cioè mi viene da pensare che forse perché si sono staccati così tanto, perché che tu sei verde, in realtà si sono staccati anche di più. Non ha senso, perché non è una tappa dura. Niente, non mi so. Beh, stavo dicendo, gli altri probabilmente non se ne accorgono, perché sarebbe come se l'Electronic Arts, anche se lì forse sono molti più gli appassionati, quindi magari qualcuno si accorge, salterebbe fuori. Sarebbe come se l'Electronic Arts avesse dentro dei bug clamorosi a Formula 1, che tipo, non so, giochi la gara intera e a un certo punto, che cazzo ne so, esplode la macchina, cioè ti si guasta sempre la macchina, il giocatore si rompe sempre, tipo, non so, al decimo giro troppo poco, madonna santissima, al 25esimo giro la macchina si rompe sempre, sistematicamente tutte le gare, perché loro più o meno il bug è quello, cioè nel senso, sì, ok, fa schifo tutto, ma il bug è soprattutto quello legato alla stanchezza. E evidentemente loro non, la gente non se ne accorge, perché comunque lo sappiamo, li fanno correre, staccano, sì, ricaricano, quindi non si accorgono mai, cioè non sono in grado. E se tu ne parli a uno, cioè io li ho visti quei rari personaggi che ci giocano, e tu sotto leggi i commenti, no, mi diverto, mi piace, e tu dici, ok, ma non ma è il gioco non è esatto, il gioco non è quello che giocate voi, o meglio, il gioco è quello che giocate voi tagliandolo. Sì, ma allora gioca Pro Cycling Manager. Però, infatti, però a sto punto gioco Pro Cycling Manager. Ha più gare. Su PC non faccio ha senso. Faccio le stesse veramente. Cose. Non lo so. Non, cioè, è il motivo per cui io praticamente giochi Formula 1 non li prendo più. Perché a me non piace l'idea di mettermi a giocare la gara di Formula 1, faccio le prove e poi parto e faccio 10 giri. Cioè, adesso uno può anche dirmi, mi rompo il cazzo. Benissimo, ma allora non giochi. Giochi a qualche altro tipo di gioco. Cioè, non mi metto lì a giocare a un gioco che so che la disciplina è... dalla durata di tot, e invece io la faccio cortissima. Oh, è pur vero che poi uno dice sì, però tipo a basket dove è dato adesso? Cristo, mi si è staccato e mi stava venendo giù e non si fermava anche. Adesso sono rimasto tagliato fuori, meno male che... Ma non controlla, porca puttana, ragazzi. Sì, ma Cristo santo, mi staccano adesso. Perché c'è di mezzo una salitina, ma non mi esce più. E non vado più, io non vado su. Ti sei bloccato, sei buggato. Bisogna ricaricare. L'ha fatto come l'altra. Sì, sì. A me avevo lo stesso problema alla fine della discesa, che non mi andava. Aspetta, è ripartito. Non mi andava sì, più. Sì, però dentro. Il problema è che così mi hanno staccato. Ma no, ricarichiamo. Ricarica. Cioè, mega un panotto. Lo vede la gente, no? Anche uno un coglione capisce che il problema è che a che minuto ha. Ah no, è una roba vera. Non lo so. Devi fare tu. Ah, cazzo. No, niente. Io schiacciavo. Ma a me ha fatto simile, ma si era bloccato con la velocità sul controllo. Io schiacciavo per sbloccarla, ma non si sbloccava. Non mi è venuto in mente di mettere in pausa subito, perché se mettevo in pausa subito allora andavo.
Non... Io non so, vabbè, guarda veramente. Cazzo, aspetta, bisogna sistemare. Allora, aspetta, sì, ah, siamo alla curva quella che non ti frenava. Può essere, sono 60 all'ora io. 86 io. Allora, aspetta, schiaccia anche tu la B e vediamo cosa succede, sì. Adesso c'è l'audio. Oh, ma Cristo, ma guarda che sono sempre le stesse merdate. Stavolta però è andato via bene, cioè non mi è successo quello che è successo prima. A me è andato meglio così. Sì, a me stavolta mi ha frenato. Mi viene da prima io non ho. Mi viene il sospetto che prima proprio mi sia fosse sganciato, cioè che non mi teneva il controllo. Sto rumore tipo autodromo di Monza. Allora, non, m'ha fatto cagare. Cioè, ragazzi, io non lo so, è incredibile. Cioè, c'è da ridere per non piangere. Dopo sì, ti viene il nervoso. Sì, dopo ti viene il nervoso ogni tanto. Cioè, potremmo giocare anche a qualsiasi altra cosa piuttosto e ti girano le palle. Però ci sono i giochi di Monopoli, ma credo che ci romperemmo i coglioni. Ho capito, ma tanto piuttosto che far cagare così, cioè, ma che questo gioco ma è incredibile, cioè veramente. Guarda dov'è la mia stamina. Fantastico, cioè io non lo so. Io vorrei, io spero tanto un giorno. Consumo in discesa. Io dico la verità, non succederà mai. Comunque ringrazio tanto quelle due persone che sono entrate perfino su Discord. Prometto solennemente che metterò, che ne so, pubblicherò gli aggiornamenti che metto anche su Facebook, giusto per tipo fare le robe di Sardi, ecco, quelle regalati, cose lì, quei giochi regalati, tipo oggi della Epic, magari lo scriverò, lo metterò anche su Discord. Ma stavo dicendo, li ringrazio molto. Ma io sì, sono sicuramente italiani. No. Di sicuro non sono di Trento, almeno uno dei due. L'altro non so dire. Non so come, non so se si conoscono, perché è incredibile il fatto che si sono iscritti insieme praticamente, nello stesso momento, e insieme sono venuti pure su Discord, è una roba sono incredibile. Sono rosso, sei illuminato. Fantastico, la salita è finita però. Sì, ma consumo anche in discesa, perché ho consumato anche in discesa, perché non l'ho tirata su. Sì, ma non lo so. Sai cosa, o meglio non lo so, sai cos'è la mia risposta alla tua situazione? Guarda quanti siamo nel gruppo. Ma che senso? È una stronzata! No, no, ma sono d'accordo con te, sono il primo a dirtelo, è una minchiata, lo sappiamo. Però secondo me il motivo è quello lì. E secondo me ti sta andando già bene perché sei verde. Perché se ti dava bianco o rosso, questo era ristaccato da un pezzo, perché è scemo e ti fa consumare l'ira di Dio perché lui ha deciso che in quella tappa qui deve fare selezione sulla classifica. Che poi le classifiche sono completamente sballate perché... C'è gente che arriva con distacchi secolari, non ha senso, cioè nel senso, sì, magari c'è quello pure che arriva con 25 minuti, ok, però è uno scarso. Cioè qui invece vedi gente forte che si becca tranquillamente un quarto d'ora, non ha senso. Poi dopo ti succede che perdi il giro per due secondi e alla fine, globalmente, uno dice, cazzo, bellissimo, perché te la sei giocata fino all'ultimo. Cazzo è successo? È stato dentro un camion in mezzo alla strada. Ma ha tolto la roba così? Stavo andando a 104 all'ora dimmelo, e mi ha tolto la roba da quello davanti. A 104 all'ora, quello che non vedevo neanche adesso che cazzo ti va, perché è quello che è successo a me prima. No, ok, ti va. Cioè, ma c'è Christoph. Adesso, Christoph, se io ho consumato così, Christoph, come fa a starci in quel gruppo qui? Anche Pedersen. Scusa, mi dava Pogacar, era in gruppo con me, secondo te? Perché c'è tutto, l'aveva staccato. Ma io non sì, lo vedo. Sì, con te, guarda, ecco, sì, sì, sì. Cioè, è vero che io non ho chance, ma adesso mi stacco perché chiaramente adesso, non ho più niente. Se ce la fai a scollinare, c'è, però non è ancora stata la salita, quindi vuol dire che non ancora tocco. Ostia dura, no. Ecco, finito. Devi staccarti per forza. Mettiamo controllo così. Perché non posso mica farmi no, la bibita adesso, no, perché no, sennò no. Vuol dire che no, anche perché in teoria con la discesa la recuperi forse. Forse però, perché non è chiaro se succederà mai che si possa recuperare. Io veramente una merda, non so. Tanto sei da solo. No, adesso forse ti entra qualcuno da dietro. Sì, perché tanto loro si riprendono e poi ti superano. Non sto neanche con questi dietro che mi riprenderanno, perché mi supereranno. Sì, cosa che può capitare a volte. Qualche volta mi è capitato di vedere gente che magari era un po' cotta e poi comunque è rinvenuto su una. Devo fare anche meno, perché sennò non me la tira neanche su. Che però è un'idiozia, perché sei verde. In teoria in discesa, se riesci a venire giù forte magari rientri pure, è che questi stanno pedalando, cioè stanno ruzzando, non stanno venendo su piano, perché sennò quindi rischi che sì, cioè, abbiamo 600 metri, non lo so io, cioè, no, Matteo, la soluzione è giocare dell'altro, cioè dici, piuttosto facciamo, che cazzo ne so, il campionato a qualsiasi altra cosa, cioè nel senso vogliamo giocare a soccer, non c'è neanche più. Ma piuttosto la roba così, guarda, mi spacchi i coglioni uguale, ma almeno. Perché quella roba qui è ingiocabile. Dai, scusa, cioè adesso mettiti nei miei panni. Io butto. No, ma io so che tu hai ragione, io non ti sto mica dicendo che no, hai torto. Ma dico, cioè.
Anche perché purtroppo adesso io arriverò davanti, ma non è che, cioè, alla fine non è cambiato, cioè, pure io, non è che... È inutile che ti giri a guardarmi, Trentino, no? E se ne va, e se ne va, e fate, dai, dai, che sei arrivato, adesso scende, no? Sì, è tutta... Ah, ma si ferma proprio e ti dice anche... Che pezzo di merda, cioè vai addosso appena dice se butto l'intera, se riesci, non so. No, perché tanto cade e si fa male. Si girava anche con quell'aria lì da tracotante a dirti, oh, ma dai, passa. Che cazzo ha fatto? Che pezzo di merda. Cioè, ma dico, ma non lo vede uno che è cotto e stracotto, si gira pure lì. Ma guarda, noi siamo vagamente in discesa perché c'è un pezzetto di falso piano che scende, poi dopo scende davvero, perché dopo è in piedi. Poi non gira più adesso. No, no, gira malissimo. Non gira, no, non gira più, non è che gira. Io ho fatto malissimo. Caso che gira veramente una merda e mi preoccupa parecchio perché le discese sono abbastanza preoccupanti. È diverso, cioè non gira proprio. Vuoi ridere? C'è Dennis qui con me. Sì, ma tutta la squadra è più forte di me. C'è che strada che si è fatto quello lì. Se ne viene un attimo non passa più dentro. Comunque secondo me non so se vinceremo. Cioè nel senso se arriviamo a prenderli, perché ti augurerei le peggiori cose. Ti ricordo che Scarponi è morto per molto meno. Sì, che perché Scarponi era dentro ancora negli anni d'oro in cui si vinceva mani basse. Sì, è che quella è una cosa stranissima. Si è passati dal vincere tranquillo improvvisamente è stato impossibile. Ah, oh, è discesa, non è una discesa clamorosa comunque, 6,5, vabbè. È vero che è tanta discesa ancora qua alla fine, qui. Cioè falso piano, insomma, vagamente si scende. Sì, ma guarda, cioè la mia non è capace di fare le discese, cioè deve essere un valore che... Può essere, ma non so, cioè, c'è guarda un valore la mia curva. Oddio, guarda io, dove sono andato. Devo girarlo tutto. E sono attaccato a Pogacar. Questa è una Dennis, levati dal cazzo per adesso cortesia. Adesso non la fai più. Tanto ci cura Pogacar. Contro il muro. Sai che non lo so proprio, non ho idea. Cioè ci deve essere un valore, tipo, che ne so, la roba lì che loro chiamano... Agilità. Agilità, qualche minchiata così sarà. Potrebbe essere. Che... Potrebbe essere che sia quella. Che effettivamente se no non avrebbe molto senso, perché agilità in salita di certo... Quindi adesso bisogna stare attenti a prendere anche che sanno fare le discese. Se n'è andato Trentin, perché almeno non vedrò più la sua faccia da cazzo. Almeno... È stato bellissimo, perché col tuo rosso lui si girava con scazzato. Oh, dai, tira! Che stronzo. Sì, comunque non vinco manco per un cazzo. Siamo a 3 minuti, ormai è finita la tappa. E non posso neanche sperare di prendere un abbonino di merda. A parte il fatto che a sprint Pogacar mi beve, che è una meraviglia, ma... non c'è cioè proprio... Arrivando la gente dietro di me, speriamo magari io così mi attacco. Tanto poi sono loro, in 8. Tanto poi loro inizieranno a correre e mi staccano. Però se ne sono dietro ancora, perché non tanto lontani ce ne sono degli altri. Cioè, o adesso loro come la fanno. L'ultima salita è una cosa, che... sì. L'ultima salita è una roba mitologica, tipo 280%, che gli altri muoiono sul posto. Ma è chiaro che hanno vinto, perché non prenderà mai nessuno. Sì, questa era una tappa di merda, dove non sarebbe dovuto succedere niente, ma lui ha deciso che dovevano tutti consumare in maniera esagerata e ti ha massacrato per quello. È tutto molto bello. Io vorrei tanto che giocassero con noi. No, io stavo dicendo prima, ovviamente adesso, io mi piacerebbe diventare famoso così da sputtanarli in maniera più pesante possibile. Non succederà mai, perché non diventeremo mai famosi. Non c'è motivo che per cui noi lo dobbiamo diventare, anche se vedo chi c'è di famoso e vabbè, sono okay. Delle teste di cazzo che sono allucinanti, ma sono vogliamo parlare di Every Eye che si ostina a mettermi le news sulla lecca microfoni per eccellenza, e come sotto la categoria videogames, perché io su Every Eye ho soltanto quella che le posso leggere di spuntato, eppure me la ritrovo sempre intorno. Ma a me di quella mangia cazzi lì cosa me ne deve fregare, non è manco italiana. Quali e i videogiochi sono proprio due cose che stanno su due piani completamente distinti, perché fondamentalmente quella l'ultima volta però si è messa a giocare, sì, ogni tanto tira fuori qualche gioco, sì, giusto per farsi vedere che ogni tanto gioca ancora, perché su Twitch magari anche può essere che l'Activision abbia tirato fuori i soldi nell'ultimo mese, vabbè, può essere mi danno, che ne so, $20,000 se faccio. Cosa ha detto? 10%, capito giusto? È tutto per sé. Quindi la salita è del 10%?
Minchia. Magari ci saranno delle punte da 10. Beh, è cortissimo. Ma no, è comunque cortissimo. È comunque cortissimo. Sarai scemo a spingermi via. Sono un tuo compagno di squadra. E sono quelli velocisti. È cortissima comunque. Questa cosa. No, non dovrebbero essere velocisti tuoi. Cazzo, sei Pedersen. Primi 30, sei 33. Pedersen è un velocista. Pedersen è un velocista. Christophe però è uno di quelli un po' ibridi. Cagigi, Cagiungi, il nostro lì. Carpacoi. Carpacoi, è qua con me. Ma quello non so dire. Christophe. Proprio velocista no. Trentino, allora lo guardo. Faceva tanto lo spoglio, non l'avete ripreso. Sputagli in faccia quando gli passi di fianco. No, ma io vado a casa sua. Stiamo proprio perdendo. E così adesso romperà il cazzo di lato. Avevo detto che dovevi vincere. Sei arrivato solo quinto, sesto, ottavo. Cose così, perché tanto mi ha capito che. Doveva darmi vera. Ok, che non ho consumato, è già tanto bello perché è una tappa del cazzo, veramente. Beh, è veramente in salita. Sì, però mancano 10 km, però, cioè, voglio dire. Le Martinez, levati dal cazzo per cortesia, cioè, che adesso, voglio dire, mi devi star qui vicino a rompermi gli zebedei. Abbiamo preso uno di quelli che era morto prima. Qualcuno può dire a questi qui che non siamo a una parata delle frecce tricolori, se si spostano magari la facciamo tutti la salita. Cristo santo. Per esempio qua è scomodissimo, perché non puoi regolarlo, subito devi premere la X. È una cosa veramente irritante. Da qui poi arriva. Da qui è nera, fine. Sì, sì. Cioè, questa senso, è l'ultima salita, poi praticamente si arriva al traguardo. Sì, dopo si arriva praticamente al traguardo. Guarda, 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 mi piace tantissimo come fanno qualsiasi cosa pur di non farti prendere. Di non farti fare. Tutti qua sono. Che cazzo fai, Pogacar? Vaffanculo. Ammazzati, guarda, pezzo di merda. 27% ho visto sul tuo schermo. Davvero? Sì. 26-27% per me. Pensa che io sono al massimo. Però poi sì, era all'Inter. Scusa, ma da qua alla fine quanto ci sarà? Vaffanculo, Pogacar. Sono 8 km e mezzo adesso, che ti mancano saranno 8 km. Sì, da praticamente. Figa, sono 8 km comunque da qua alla fine. Non proprio niente. Sì, scusami. Non proprio 5 minuti. Non proprio niente. Only 5 km left for the man in front. Ecco, anche questa roba. Tutti gli anni, sempre lo stesso. C'è ancora salita, credo, da qua alla fine. Ma mi ha anche ripreso. Tutti gli anni fa proprio lo stesso problema. Fa proprio quel cazzo che vuole. Cioè, io sono staccato dai velocisti. Cioè. Non so neanche se ho fatto punti, ma non penso, perché è la seconda categoria. Sì, comunque quello da, i primi due vincono tranquilli perché sono da soli. Ma non era questo! Era qua la vetta! Io come un coglione ero partito anche prima, ero convintissimo che fosse. Cioè, ho fatto punti, ma. Ah, ma questo non è il traguardo volante, cazzo sto dicendo? Anch'io sono molto concentrato sulla competizione, ormai. Cioè, ma guarda quanto mi ha dato. Quello è il recupero. Adesso provo a vedere se riesco a rallentare. Però cazzo così. No, cazzo, devo schiacciare. Perché sennò non mi va via. Sì, allora. Quel figlio di cane di Pogacar troverà il sistema di darmi altri 4 secondi. Perché vedrai. Sì, facciamo la rim and volley, adesso lo schiaccio là contro la transenna, voglio proprio vedere. È incredibile, sono riuscito a schiacciarlo contro la transenna. Sì, ci giochiamo i 4 secondi di abbuono. E Pogacar, non fare la merda, fammi prendere 4 secondi di abbuono. Però non manco lo sprint. Quello ha vinto. Io non vedo, ce li ho qui. Sì, tanto che si inculano questi, vedrai. Affanculo. Buonanotte. Sai che l'ho fregato, sì. Vabbè. Terzo. Li hanno presi quasi tutti, ma gli ultimi due erano già andati da un pezzo. Non so quanto ci è andato il distacco.
Ma nota l'idiozia, hanno messo il traguardo volante tipo 5 km prima del traguardo finale. Infatti io ho fatto un sacco di punti, ho detto ma che cazzo sono quei punti? Pensavo fossero quelli della salita, invece erano quelli del traguardo volante. Potevo vincere stavolta, perché alla fine comunque dobbiamo fregarsi sul traguardo, anche se ho un filo. Anche se ho un filo stanco. Ah, Dio mio. Vogliamo parlare di questo quanto è stronzo che fa lo sprint. Però se sprinti lo puoi fregare. Anche così. Che faccia intelligente che ha Koji. O Koji, o come cazzo si pronuncerà. Non so, olandese. Ma gli altri cosa sono arrivati? Ti sei reso conto altri di chi sono i nostri compari? Con me ci doveva essere... Perché io sono arrivato terzo. Dennis 21esimo, Tratnik 22esimo, 38esimo. Wow, ho guadagnato 4 secondi su Pogacar. Ma quello c'ha il virus, è arrivato davanti a me, Dennis. Eppure, adesso sì. Occhio perché ci beccamo il virus. Puttana, eh. È vero, c'è anche perché il virus. Perché adesso già l'hanno preso loro due. Al virus verde. Oh Cristo, ci manca anche il virus. Eravamo tutti anche in forma, tra l'altro. Abbiamo fatto questa tappa così meravigliosa. Grande tratti, vinci te. È arrivato davanti a me e non era in forma. Sì, di squadra non siamo andati tanto male, credo, però... vabbè, c'è qualcuno che si è ritirato. Sì, due che sono caduti. Questo e questo qua. Siamo rimasti in 149. Se si ritirano tutti, magari arriviamo al primo secondo. Qui non ho fatto punti. Anche perché io poi sono scattato, ma pensavo di aver fatto anche qualcosa sulla prima montagna. Invece niente, perché... io ho fatto male i miei punti da quel punto di vista. E poi alla fine non è che... qua non contava un cazzo, ma comunque però quelli hanno fatto meglio di noi, gli Alula lì, chi cazzo, sono quelli lì? Quelle sono quelle altre, non sono quelle del World Tour, ma sono quelle della categoria sotto, che però partecipano come la 1X di tutto cazzo. Forse che proprio io non li conosco, però ammetto di non essere così. Cioè quello si è sparato in scioltezza 208 km e ha vinto la tappa, eh. Cioè la prossima la ma prossima se erano 208 km di tappa, questo è... come ha fatto a farne 209? Questa è la classifica generale o quella di tappa? Era la tappa, guarda, combattività no, la tappa. Come cazzo ha fatto a fare un chilometro in fuga? Quello lì addirittura ha fatto un chilometro in più in fuga. È partito perfino prima della Bossa Nagel, ha vinto la tappa, è andato in fuga subito. Ha vinto Bossa Nagel la tappa? Sì. E ha fatto 208 di fuga. Questo come ha fatto a fare 208? Aspetta, riguardo perché... sì, sono arrivati insieme. Ma è impossibile perché non... cioè, sono partiti subito così presto. Può essere, perché poi quelli che sono partiti dopo non li abbiamo ripresi. Boh, sì, però cazzo, 209 km però è impossibile. No, ma poi neanche 208, perché siamo partiti 206 qualcosa. Anche perché siamo partiti, cioè, dovrebbe essere pronti via e loro erano già via. Cioè. Vabbè, cose sempre più incredibili. Tratnik è in prima pagina. Tratnik sta andando fortissimo, è addirittura guadagnato un posto, è 13esimo adesso. Eppure Dennis non è male, è 15esimo. Come scusami? Devo prendere colori. Hai guadagnato 3 posti comunque. Sì, vabbè. 30 ce l'ho davanti ancora. E perché ti faceva così, ti guardava uno sguardo di sfida. Cavagna era maglia gialla, adesso ho 14 minuti. Ma è questo che dico, ma i distacchi sono esagerati, ma non è possibile. Il tempo va troppo veloce rispetto ai distacchi. Una volta erano meno sbilanciati. È tutto sbagliato. Sì, è tutto sbagliato. Sono diventato secondo e neanche io mi spiego come comunque. Magari riesco ad arrivare secondo. Ci fermo restando che 1,14 che sono 74 secondi. Ne ho presi 41 all'inizio, devo dire che ne ho 32. Cioè, rimasto lì. Sono rimasto, che fa la differenza sono i secondi della no, però scusa, c'è qualcosa che non va bene. Ho preso 33 da lui a cronometro. Ma Bardet come fa a essere ancora vivo?
Cioè, vivo nel senso... Era con me, Bardi. Sì, no, ho capito, ma c'ha dei valori di merda, mi sembra. Perché ormai combina un cazzo da milioni. È un mistero, non lo so. E a questo punto cerco di arrivare secondo. Anche se sono secondo per un pelo, mica di tanto. Questo qua non ho ancora fatto un punto. Nessuno, per la verità, di noi, nessuno ha fatto un punto. Qui sono ottavo, ma così, per, proprio per caso, perché no. Sì, è riuscito a mantenere anche un posto per Pacoi. I distacchi non ne parliamo, 20 minuti. Siamo primi però a squadre, potremmo vincere a squadre, eh? E comunque non è una cosa di poco conto, potremmo vincere a squadre. Mi dice che ho fatto un chilometro di fuga, non so quando però. Quando sarebbe stato che ho fatto un chilometro di fuga? Cioè in questa tappa? Ma non mi sembra che mi abbia dato... No, questa è della tappa o della generale? Generale, guarda, non mi dice che ho fatto un chilometro di fuga, ma quando me l'avrebbe dato sto chilometro? Conta le cose. Classifica generale? Sì, combattività giorno, generale. L'ho presa anch'io forse. Tu però sei a zero. Ah, allora però ieri t'ho visto che ieri fosse stato che così. L'altro ieri mi aveva dato un chilometro di fuga? Sì, sì, ho visto che poi dopo forse non ho fatto, non ho detto ad alta voce, ma ho visto che avevi... Guarda, proprio non lo so, se me lo dici tu mi fido, io sinceramente non me lo ricordavo. Mi sembra di ricordare. Anzi, mi ricordavo proprio di aver detto con te, cavoli, ma però era un'altra tappa. Sì. Che avevamo detto, cazzo, ma siamo stati davanti e non ci ha calcolato la fuga. Però, vabbè. Vabbè, comunque, questo strazio per stasera è finito, ne abbiamo ancora due. Sono comunque sensibilmente più corte, perché quella di domani è 172. Sembra, quindi dovrebbero essere 36 km in meno, l'ultima addirittura sono 120 km. È evidente che la gara sia già finita, anche se dagli distacchi potrebbe non sembrare così, ma Pogacar deve morire perché possa riaprirsi la competizione, e che non succederà. Cosa che non succederà. Quindi, vabbè, per oggi siamo a posto. Tutto sommato, alla fine a squadra è andata anche bene, perché abbiamo recuperato tutti i posti in classifica. No, Dennis non ne ha guadagnati, però è rimasto lì. Tratnik ne ha guadagnato uno, io ne ho guadagnati tre. Tu ne hai guadagnati 3, Carpacoi ne ha guadagnati 7, Van Cosoli è 45esimo, ne ha guadagnati 6 anche lui. A fine abbiamo capito che è la merdaccia della squadra, ma ne ha guadagnato uno pure lui. Quindi voglio dire, è andata quasi, sarebbe andata bene se vincevo, però insomma, perché tutto sommato a quel punto avevamo vinto, cioè avevamo guadagnato tutti anche di più, ma insomma, vabbè. Per oggi siamo a posto. Domani sarà un'altra disgrazia, anche perché domani mi aspetto i disastri, perché poi è quella con la rinsalita e vedrà che ci martellerà tutti, così andrà tutto a puttane. Per cui vabbè, niente, grazie di averci seguito e a domani. Ciao 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 ciao.